è facile capire in cosa noi siamo. Tanti dicono, ma non si può sapere. Non è affatto vero. Si può partire dalla verità essenziale, quella collocata proprio tra l'essere e il non essere. L'essere immaginato a un 1, il non essere immaginato a uno 0. Quando noi sappiamo che esiste la verità dell'unità e della trinità tra un 1 e due opposti che moltiplicati tra di loro danno 1, noi possiamo immaginare questi due opposti come veramente essenziali, onnipotenti, e allora attuano la loro potenza. La loro potenza di dividere tra l'essere e non essere un campo di tutto l'infinitamente possibile. Diventa un sistema integrale di tutto il possibile. Avete mai visto un sistema integrale, per esempio del totocalcio? Ci sono tutte le colonne verticali, tutte quante. E un sistema integrale di tutto il possibile si rivela proprio così. Una serie di ordini verticali, tutti singoli, e in ogni ordine, miscelato in tutti i modi possibili e immaginabili, 1 e 0. Questo sistema permette una rappresentazione. Col sistema Morse di punto e linea possiamo fare un messaggio. Con il sistema digitale possiamo ottenere una stringa di ordini che poi, se sono interpretati da una ragione che usa delle sue regole in un software, e se abbiamo un hardware, può diventare la percezione di un film di quel DVD. Ma il film di quel DVD è un insieme di forme tirate fuori, estrapolate tutte quante dalla verità, che comprende solo l'ordine tra l'essere e il non essere. Questa è l'essenza fondamentale della nostra vita, l'organizzazione intima, un ordine tra l'essere e non essere, proprio come un DVD. Possiamo immaginare che noi stiamo assistendo a questo DVD e che la percezione del mondo che ne abbiamo è tutta opera della nostra fantasia, per le regole interpretative che la nostra ragione mette in atto per farsi un'idea formale e facile da capire, per esempio di certe radiazioni che sono viste come colori. Una frequenza è vista come bianco, come giallo, come rosso. Ma all'origine sono frequenze, sono algoritmi, così è anche tutta la natura. All'origine c'è soltanto un ordine costruttivo basato sull'essere e il non essere, miscelati in tutti i modi possibili. Ecco, su questa base, poi, che crea, visto la sua potenza, tutto il possibile di tutte le possibili file, esiste anche il nostro personaggio, già tutto disegnato in questa serie di ordini verticali, come se fosse un film di una partita di calcio. Noi sappiamo benissimo che nel DVD della partita di calcio la partita è già giocata, ma se lo mettiamo nel videoregistratore, ci vediamo il film, siamo lì che ansimiamo, dai fai gol, forza fai gol, e siamo indotti nella trappola di pensare che non è ancora accaduto e partecipiamo desiderando che il gol sia fatto o non sia fatto dagli avversari. Così è la nostra vita. Noi stiamo partecipando a un disegno, per fortuna nostra, già tutto fatto da Dio, ossia dal sistema onnipotente di tutto il possibile, e partecipandovi con la nostra ragione decidiamo una cosa fondamentale, pur senza nessuna libertà. Abbiamo la massima. La massima è quella di salvare la nostra anima, ossia di creare un nostro ideale che sia veramente quello di un Dio grandioso. Ecco, il creatore scende in ogni creatura, assume in persona ogni possibile ordine, per vincere
in ogni situazione, affidandosi al Figlio, che è l'essere del Padre che ha assunto la croce del personaggio del Figlio, grazie al personaggio e alla sua libertà, mentre il personaggio assiste alle sue colpe, a tutti i limiti della sua storia, desidera la salvezza. E così facendo, desiderando, costruisce il suo mondo dei valori, costruisce la sua immagine di Dio, che in questo mondo è impotente perché tutto qui è già fatto. Non è qui che si gioca la vera libertà, perché la vera libertà sarà quando, definito cosa ci interessa, potremo partecipare a tutta la vita scegliendo quale vita vogliamo vedere, come facciamo quando, andando in un negozio di DVD, diciamo voglio questo, voglio questo, voglio questo, mentre invece ora ci tocca vedere solo quello che Dio ci ha dato, senza nessuna possibilità di vederne un altro. Ma questo primo DVD ci permette di stabilire il nostro gusto, i nostri valori, quelli che poi vinceranno, perché quando finalmente diventeremo liberi e potremo accedere a tutta la vita del prossimo, come noi stessi, la faremo nostra per immedesimazione con il prossimo e parteciperemo alle gioie del prossimo, perché staremo vedendo il DVD del prossimo. E come succede quando vediamo un film che è opera di finzione, che magari racconta l'avventura di un delinquente, che siamo indotti a partecipare per lui contro il poliziotto, così capita poi anche e capiterà poi anche nella vita, con la stessa libertà, perché è tutta opera di finzione, di creazione dell'anima, di creazione spirituale. Questa realtà qui non c'è veramente. Il mondo che stiamo vedendo nel suo farsi, in verità si sta disfacendo. È grazie al suo disfacimento che non lo vediamo nel farsi, perché non lo vediamo in relazione al disfacimento. Tutto quanto sta rientrando nell'unità di Dio, attratto dal suo magnetismo, e noi, per tutta reazione, lo vediamo nel modo opposto, non magnetico ma elettrico, e ci sembra espandersi. Solo grazie a questo noi possiamo essere ingannati nella nostra libertà, partecipandovi attivamente con la nostra libertà, perché stiamo vivendo nel modo opposto a quello comandato da Dio, che attrae tutto a se stesso. Ha esploso tutto il progetto e poi lo riporta a sé. Noi, in mezzo, tra il tutto in potenza e il tutto in atto, per essere in questo presente, dobbiamo partire da tutto in atto, farlo arretrare fino alla nostra posizione di presente, per poi vedere di andare verso la fine della nostra vita. Quella fine della nostra vita dalla quale siamo già venuti. Perché tutto è già fatto e noi vediamo la verità solo nel momento finale della vita, quando è tutta fatta, nel momento della morte, allora c'è tutta presente. Fino a quel momento lì non c'è ancora presente. E siamo costretti a far retrocedere il film già tutto passato fino al momento nel quale vogliamo poi vedere, ritornare verso quella fine. Ecco, è tutta opera della fantasia. Questo mondo reale che noi stiamo vedendo è opera della nostra fantasia. C'è solo un comando tra l'essere e il non essere. Questa è la verità del mondo, ma anche del mondo fisico. Questi scienziati che credono nell'evoluzione verso il futuro si dimenticano che esiste anche una evoluzione al contrario, che fa parte del magnetismo e dell'antimateria. Eppure hanno una visione unilaterale del mondo. Gli scienziati più grossi di questo mondo credono nell'evoluzione della specie, che dal passato si va verso il futuro, che guarda poi un po', non è il futuro ma è il passato. Ecco, noi siamo veramente in un'opera della fantasia di Dio, ma è a buon fine. Tutto questo esiste, vi ho spiegato la sua ragionevolezza. Per avere una vittoria, ciascuno di noi l'avrà a modo suo. Gesù è stato questo liberatore che ha tolto di mezzo la legge di Dio quando è irragionevole. Se un asino vi cade in un pozzo nel giorno di sabato, non lo salvate? Amici, ragionate. Voi avete la legge del sabato, ma Dio non vuole essere servito, non vuole imporre la sua legge. Dio vuole lasciarvi liberi, perché è grazie proprio alla vostra libertà
che voi stabilirete chi è il Dio libero per voi, e attraverso il Dio libero che ciascuno di voi, ciascuno di noi ha alla fine deciso nella sua vita, Dio attraverso ciascuno di noi ha la sua infinita vittoria. Così stanno le cose, in un modo veramente grandioso, bellissimo e veramente perfetto, perché non c'è un solo torto o guaio di questa vita che non serva a darci altro che il centuplo, una vittoria infinita.